Ciao Fabio e prima di tutto complimenti per questo tuo nuovo format che ci viene in aiuto in un momento così impegnativo. A tal proposito la mia domanda. Come ben sai, io sono una networker professionista full time specializzata in tecniche di lavoro sia online che offline. E mi rivolgo esclusivamente a donne che non sono soddisfatte del proprio lavoro, che sanno di meritare di più e sono alla ricerca di una soluzione alternativa. In questo periodo ho il dubbio sui contenuti video da creare. Vorrei creare dei video che aiutino la mia donna di riferimento a trovare il coraggio per intraprendere una strada diversa, alternativa a quella che stanno già vivendo. Però non vorrei assolutamente per nulla al mondo urtare la loro sensibilità in un momento così difficile. Quindi ti chiedo dei consigli sulla giusta strategia video in questo particolare momento. Grazie mille per tutti i consigli che vorrai darmi. Ciao Rosalia, beh, in questo momento storico chiaramente i networker si trovano in difficoltà e anche si trovano con il freno a mano tirato, con il pensiero: ma se continuo a contattare le persone offrendo loro un'opportunità di migliorare la propria vita, in questo momento magari risulto fuori luogo. Ecco la strategia in tre passi che voglio consigliarti per la creazione di contenuti che non vanno a urtare i sentimenti delle persone che in questo momento sono molto sensibili chiaramente a qualsiasi tipo di proposta, offerta, eccetera, ma allo stesso tempo elevano il tuo brand e ti permettono di continuare nella tua attività da leader nel network marketing. Il primo step nella creazione di contenuti chiaramente inerenti a questo momento storico, che vanno a comunicare però una soluzione per le persone, è: diventa una persona estremamente empatica in video. Ovvero, tutti i tuoi contenuti, se prima andavano diretti nel contenuto e andavano a proporre la tua attività a qualcuno che stava cercando qualcosa in più nella propria vita, in questo momento devi spendere almeno un minuto e mezzo in più nella parte empatica, ovvero nella parte che stiamo affrontando un momento difficile, chiaramente tu capisci che la persona che sta vedendo quel video è in una situazione più o meno complicata e tu ne sei alla conoscenza. Chiaramente questo step, lo step 1, è fondamentale per entrare in empatia, per fare in modo che le persone dall'altra parte si sentano capite. Il secondo passaggio è quello di spingere a una reazione condividendo la tua storia. Questo è il miglior momento in assoluto per condividere la tua storia, condividere come tu nel passato hai utilizzato lo strumento che oggi proponi per migliorare la tua vita. E puoi raccontare il fatto che quando hai deciso di diventare una networker professionista e quindi una professionista rispettata nel settore del network marketing, tu eri in una situazione che non ti piaceva nella tua vita. Quindi, raccontando la tua storia, facendo in modo che le persone si mettano nei tuoi panni, tu comunichi un solo messaggio, il messaggio di reinventarsi. Reinventarsi nei momenti difficili. Ora, il potenziante di questo step 2 è il fatto che in questo momento storico le persone sono costrette a reinventarsi e non è più un'opzione oppure il famoso piano B che magari molti networker utilizzano dicendo alle persone: guarda, in questo momento fai un lavoro che magari non ti soddisfa, apriti un piano B, cerca di sviluppare un piano B. No, però in questo momento chiaramente è una necessità impellente per le persone che hanno perso il lavoro o semplicemente sono state messe in cassa integrazione in un settore che probabilmente non le richiamerà più. È importante per loro fare in modo di reinventarsi anche in fretta. A questo punto, in maniera autorevole, condividendo i fatti, mi vai a presentare la tua opportunità. Alla fine di ogni video deve esserci sempre la call to action, ovvero: cosa vuoi che io faccia dopo aver visto questo contenuto? Cosa vuoi che io faccia per migliorare la mia vita? Non per dare soldi magari all'azienda di network, non per beneficiare te che hai fatto il video. Cosa devo fare io per ottenere i seguenti benefici? Questo processo in tre step ha una funzione di renderti una persona umana che non pensa solamente a vendere anche in momenti difficili come questo, condividere la tua storia e quindi scaldare il contatto che vede questo video e, in terza istanza, chiaramente unire le persone adatte alla tua attività di network. Se sei un networker
o vuoi diventarlo? Segui questo processo in 3 step per creare contenuti e per continuare a fare la tua attività da remoto. Chiaramente questa situazione di emergenza sanitaria finirà, ma io sono convinto che purtroppo le conseguenze ce le porteremo dietro almeno 6 mesi, un anno dal momento in cui finisce. Per questo motivo devi iniziare adesso a creare contenuti, posizionarti sul web come autorità, e se non sai come farlo, beh, io sono specializzato in questo. Quindi seguimi, segui il canale YouTube, iscriviti al canale, attiva le notifiche e se lo vorrai diventa un mio studente nel sistema Authority, proprio come lo è Rosalia, che in questo momento storico, anche con le sale meeting chiuse, riesce a portare avanti la sua attività di network. Io ti mando un abbraccio e ricordati, è nei momenti difficili dove si vede chi prospererà in futuro. Ciao!